Buongiorno da Fara San Martino, oggi un'altra bellissima escursione, faremo la Val Serviera. Abbiamo effettuato l'iscrizione e ora inizieremo la nostra escursione. Mitica la Val Serviera. Con il percorso. Grazie, qua scherzano poco. Questo è il percorso e il foglio che timbreremo lungo il nostro itinerario. Ecco qui Fara San Martino e qui sotto i famosi pastifici del Verde e De Cecco. Il percorso di oggi è di circa 15 km e il dislivello è abbastanza impegnativo, circa 1500 metri. Questa escursione è stata organizzata dal CAI Fara San Martino ed è ormai alla 42esima edizione. Mamma che spettacolo mo qua, eh! Ecco lì sotto il nostro parcheggio che nel frattempo si è riempito di auto. A differenza delle uscite in montagna che faccio di solito in piena autonomia e libertà, questa è un'escursione organizzata. Quindi lungo il percorso ci sarà la possibilità di incontrare tanta gente e dei punti di sosta dove poter prendere un bel tè caldo e dei biscotti. All'arrivo ci sarà anche un pasta party. Questa è un'escursione a cui ho partecipato già 3 volte, ma ci sono tornato davvero ben volentieri perché merita alla grande. Attualmente vetroso, una costa un po' ripida. Grande avvocato, super. Ma che squadra di gente. Ci tengo a dire che io alla fine non cammino soltanto per fare attività fisica o per conoscere posti nuovi, ma anche per vivere esperienze autentiche e genuine. E questo è l'ambiente ideale. Non a caso, come vi ho già detto in precedenza, è arrivato ben alla sua 42esima edizione. Ecco la prima sosta, eccoci qui. Primo punto di sosta raggiunto. Questa è la situazione.
Questo giro ad anello della Val Serviera è davvero qualcosa di strepitoso. Ogni metro di questa dura salita è ripagato da una vista panoramica mozzafiato. Vari sono i punti di interesse che incontreremo: Colle Bandiera, la grotta di Caldarelli alle pendici del Monte Acquaviva, e poi dopo una lunga e dura discesa a spezzagambe entreremo nell'immenso vallone di Santo Spirito, che ci condurrà fino alle gole dell'Abbazia di San Martino in valle. Un bel bosco in ombra. Oggi pensavo che la giornata era decisamente più calda, invece il cielo è un po' coperto, stiamo attraversando un po' di boschi, molto molto bene. Eccoci arrivati al nostro secondo punto di sosta. Com'è? Ovviamente chi vado a incontrare? Il mitico Peppe. Quello senza barba, vero? Quello con la barba, la prossima. Track. Escursione davvero selvaggia, guardate che spettacolo. Grotta Caldarelli. La salita è praticamente finita, adesso comincia una discesa durissima. Queste ragazzi, tanta roba, eh! Sembra calao. Immaginate che dobbiamo scendere lì sotto.
stiamo per entrare nelle gole di Fara San Martino. Ambiente selvaggio, molto molto bello. Eccoci arrivati al terzo punto di ristoro. Prendete il tè, il biscotto. No, grazie, fatto. Prendi, prendi. Sembra che ufficialmente questo giro ad anello sono più o meno 15 km, ma probabilmente ne saranno almeno 2-3 di più. Guardate in che posto selvaggio ci troviamo. Guardate che ballata! Per renderci conto delle dimensioni di questa vallata, guardate. Attraversando questi valloni non si può fare a meno di pensare a quelle persone che hanno vissuto qui centinaia o migliaia di anni fa. E trovarsi improvvisamente al cospetto dell'abbazia di San Martino in Valle, datata 832, si rimane davvero stupiti di come la storia e l'architettura sono riuscite a mescolarsi così alla perfezione con la natura circostante. Luogo da favola. La storia dell'antico monastero di San Martino in Valle è quasi tutta ancora da scrivere. Di certo sappiamo che purtroppo con l'alluvione del 1819 che colpì l'intera vallata, si arriva alla definitiva scomparsa di questo luogo di culto che venne ricoperto completamente. Bisogna aspettare il 1891 per i primi scavi archeologici, fino ad arrivare al più recente intervento iniziato nel 2005 e conclusosi nel 2009, che lo ha finalmente riportato alla luce. Ed ora davanti a noi le gole di Fara San Martino. Eh sì, 10 minuti. E vai. E ragazzi, noi siamo arrivati alla salute. Stiamo aspettando un quarto amico. Ci abbiamo messo 6 ore.
Mi sembra, vero? Ok. No, è diventato di bella. Cheers, cheers. La salute. Ho indossato la maglia. Bis. Maglietta da valserviera. Ed ecco bis. Grande. Grande, ragazzi. Complimenti, no, 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 complimenti. Non mi lamento, non mi lamento. E ora si mangia. Ovviamente non ci poteva bastare semplicemente la pasta party. Se questo video è stato di vostro gradimento, fatemelo sapere sotto nei commenti, mettete un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale. Alla prossima avventura!